Ciao Laura, oggi ti preparo due ricette di latte, appositamente per te. Grazie, lo sai che mangio volentieri le cose con il formaggio, latte e latticini, che poi qui siamo in zona. Che mi prepari allora? Ti preparo una tofetta con ricotta e zuppa tipica di pomodoro, che richiama un po' con le paste ripiene delle nostre mamme che preparavano prima, il giorno prima, la mattina, prima di andare in chiesa, tutte queste cose Come no? qua. Pasto della domenica. Sì, e poi ti preparo dei gnocchetti di semola con una purea di carciofo arrostito, mandarino e la particolarità ci metto dello stracco. Scusa, ma perché fanno lo stracchino qui? Eh sì, ci sta un casaro in zona che si è inventato una ricetta con lo stracco, ti ci porto. Andiamo allora. Ok, andiamo. Allora, oggi facciamo Ah, questi mi piacciono. gnocchi di semola. Li Li adoro, questi ricordano gli mettiamo in occhietti acqua. sardi, Sì. i piccoli malloreddus che si fanno a mano, Sì, sono deliziosi. straordinari. Allora, gnocchi di semola con stracco, carciofi arrostiti e mandarino. Lo stracco è un formaggio che produce un casaro qua sulle colline Ha Vicane che qualcosa a che fare con lo stracchino? è simile allo stracchino, leggermente più acido, con la stessa consistenza, molto piacevole. Beh, io amo questo Do tipo di dopo, sì, formaggio, quindi. dopo mi interessa anche un tuo parere. Senti, questi carciofi come li puliamo? Allora, no, questi qua vanno lasciati così. Ah, li fai alla Sì, brace? alla brace già sono Guarda, stati. l'avevo indovinato, che si rilascia il terreno Sì, alla brace. belli così, già sono stati ripieni con un battuto di aglio e prezzemolo. E li mettiamo sui carboni come fanno. Alla matticella, dalle Sì. parti mie, con Ah, i sì? canicchi delle liti, si fanno a Ah, primavera. pensavo che era una tradizione più nostra campana, ci Ma sta, sì. veramente tutti i castelli romani, carciofi alla Ah, matticella, bello. sono momenti proprio dell'anno, della Sì, è primavera, straordinario. dove con Inebriano le strade, la quindi. potatura delle liti e si fa questa brace, e poi si mettono i carciofi e tu li sfogli e prendi solo la parte morbida. Sì, Ma è sì, più sì. un gioco che un mangiare, Sì, perché una parte è cruda, una parte è una cosa bruciata. straordinaria è il profumo, Sì, di questa adoro il regione. carciofo alla Sì. matticella. Allora, per quanto riguarda i carciofi, li facciamo arrostiti. Dopo averli arrostiti, la prima foglia che va a contatto con il carbone la buttiamo via. Il resto delle foglie dure le mettiamo sotto olio d'oliva, sotto vuoto, a 60 gradi. Ah, cottura Sì, lenta. e per almeno 24 ore facciamo Nevi i un'estrazione. profumi di tutto, Sì, perché sotto facciamo. vuoto esalta il tutto, Sì, ti dà fuori di tira testa. tutti gli umori della brace, del Sì. carbone, e se lo diciamo facciamo un olio aromatizzato ai carciofi arrostiti. Poi prendiamo il carciofo e lo passiamo, dato che è molto fibroso, lo passiamo nel tritacarne. Cotto Immagina così. che questo è il ricavato di tre carciofi, niente. Scartato niente, Sì, insomma. ti rimane veramente pochissimo. Lo facciamo passato nel tritacarne, poi lo passiamo nel setaccio a maglia grossa. E poi dopo la maglia doppia lo passiamo nella maglia fine. E lo raffiniamo così che diventa una purea. Una crema Sì, sì. E finissima. diventa un concentrato di profumi. Guarda, tu dopo se Posso? lo provi, Non mi basta il è proprio profumo. il profumo che si sente per le strade Sì, per delle le nostre zone, campagne. vedi? Si sente proprio quel profumo che si sente. Intanto aggiungo un po' di latte nel tegame. Che fai? Una crema? Allora, questo qua, una volta che prende il bollore, allora ho messo la pasta in acqua perché ne voglio togliere un poco d'amido. Sì. A metà cottura la alziamo dall'acqua e la continuiamo a cuocere nel latte. Vista questa. Poi a cottura ultimata la mantechiamo con del parmigiano, dello stracco, la serviamo tipo una zuppa di stracco. E poi la completiamo con una bella chenella di carciofi arrostiti e una bellissima e profumatissima grattugiata di mandarino. Quella a me. Ti Quello è il mio garantisco che è compito. un bellissimo Ma è fantastico, quindi abbinamento, una sì. sorta di fondo cremoso, Sì, insomma, una diciamo che sarebbe fonduta, tipo una quasi, fonduta di ecco, stracco, diciamo una sì. fonduta, insomma, che è una Scusa, bella vogliamo fonduta. alzarla perché la Sì, pasta siamo più o meno a metà ok, cottura. ti prendo lo succo, la pasta, Sì, ok, e grazie. Ecco qua, poi, però noi il ci massimo siamo. al momento, Sì, allora questa qua la possiamo togliere. ecco. Ok, il latte è Grazie. stato sufficiente. Sì, il latte è stato sufficiente, sì.
se mi passi il piatto, noi ci siamo qua. Alla grande, sì. Eccolo. Ecco qua, noi andiamo. Ecco qua. Andiamo a mantecare con il nostro stracco. Senti, ma sai che sta cosa mi sembra quasi nordica? Sì. Sì. Il riso al latte è tipico, mia mamma lo mangia. Sì. Io non lo amo molto. Il riso al latte e la pasta cotta nel latte, no? Sì. E poi lo stracco, lo stracchino, non lo so, mi porta più al nord. Se avessi visto questa ricetta e non avessi, avessi tolto l'audio, avrei detto una ricetta del nord. Guardi, io ho visto, vabbè, per caso ho scoperto questo formaggio dal mio casaro. Mi fece provare questa cosa e mi piacque sì, moltissimo. La mia bellezza. Se mi aggiungi un poco di acqua, giusto un mezzolino di acqua di cottura, arrivo, no? Di latte, arrivo, scusa, arrivo, per arrivo, sì. Ecco qua. Tu dici, io faccio la farmacista. Metà. Ok. Gli diamo una giusta consistenza. Ecco qua. Favoloso, si è sciolto, ecco. Sì, ecco qua. Che aveva un po' stracciato. Sì. Ah, ecco, buonissimo. Qua. Beh, mastengo, guarda. Grazie. Mastengo, cos'è? Tipo gelato. Ecco qua, allora andiamo. Vedi? Ha creato questa deliziosissima salsetta che... Un po' si sciatta, un po' si... Sì. Si sdraia nel piatto. Sì, sì, ma è quello che voglio, perciò abbiamo aggiunto quel leggero occhio di... Infatti tu mi hai detto quasi una zuppetta. Sì. Ma... Ecco qua, devo assestare un poco. Quindi la cannella di carciofo, sì, mi dicevi. Sì, finiamo il piatto con... questo amaro, cannella. Questa... Questa nota di, sì, sì, nota di amaro, ma anche amaro, perché il carciofo è amarostico, guarda che sì, colore, proprio si vede che è ferroso. Guarda, questa nota di fumo e poi con questa leggera... Fumo del camino proprio. Spolverata di scorza di mandarino. Che lo rende spiritoso e... Wow. Ecco qua. Aspetta, come si chiama questo piatto? Gnocchi di semola con stracco, carciofi arrostiti e mandarino. Come sei semplice. Grazie.